Bentrovati da Luigi Pistone per il Web Network Radio Nof. Siamo in collegamento con Don Francesco Corbo della parrocchia di Sant'Anna e San Gioacchino di Potenza per il consueto appuntamento settimanale. Alcuni minuti di riflessione. Prego, Don Francesco, a lei la parola. Buonasera, affrontiamo il tema gente poca fede. Continuamente si fanno delle indagini socio-religiose sulla realtà italiana, ma anche del mondo intero. Noi chiaramente ci fermiamo all'Italia, perché soprattutto con la realtà di oggi, l'evoluzione anche tecnologica e scientifica in tutti i campi, sia la robotistica, sia la genetica, sia l'intelligenza artificiale, e insieme a tanti altri fattori, c'è un'evoluzione, un cambiamento della mentalità, della cultura degli italiani, e da questo punto di vista c'è anche un cambiamento dell'atteggiamento religioso da parte degli italiani. E mentre nel passato si parlava dell'Italia come di una chiesa cattolica e si identificava la realtà italiana con la Chiesa Cattolica, oggi c'è un grosso cambiamento, e anno dopo anno si vede con l'avvenire delle nuove generazioni che c'è un costante cambiamento, diciamo, in peggio di quello che riguarda il rapporto degli italiani confronti della religione, quindi anche della Chiesa. Negli ultimi 25 anni i non credenti in Italia sono aumentati del 30% e oggi rappresentano quasi un quarto della popolazione, anche se in altre nazioni dell'Europa la situazione è ancora più avanzata, perché arriviamo quasi al 50% della gente che ormai si dichiara non credente, propriamente atea, no, non credente, non religiosa, anche se poi lasciano sempre un finestrino aperto per quel che riguarda il rapporto con la divinità, con Dio, eccetera. C'è un altro elemento anche di novità in questi periodi, che è l'aumento delle presenze delle minoranze religiose, che prima erano caratterizzate da casi isolati, ma adesso sono molto numerose. Al di là della presenza dei cristiani ortodossi o dei cristiani protestanti, ma ci sono presenti anche la presenza dei musulmani, dei buddisti e tante altre forme religiose, in base a quella che è la presenza degli stranieri che sono arrivati in Italia, che si sono stabilizzati, sono di passaggio, comunque creano questa presenza variegata del problema religioso in Italia. Ora, come si fanno a valutare un po' queste realtà a livello della maggioranza, che sono i cristiani, i cattolici? Si vede un po' dall'andamento della partecipazione alla messa domenicale. A metà degli anni Ottanta i praticanti regolari, che vanno a messa una volta alla settimana, erano il 31% della popolazione. Oggi si attestano al 20% della popolazione. Così anche calano le persone che si dedicano alla preghiera personale, eccetera. Chiaramente in questa indagine mettiamo da parte gli anziani, quelli che stanno a casa, che trovano conforto e consolazione nel seguire la messa in televisione, le preghiere, le rosarie, eccetera, in fondo trovano compagnia, anche conforto nella loro situazione, soprattutto di solitudine e anche di sofferenza per la malattia. Comunque si nota, come dire, una certa stanchezza del cattolicesimo nella realtà italiana, perché al di là delle contestazioni che si fanno al mondo clericale, e contestazioni che in fondo hanno aggregato di fondamenti, infatti Papa Francesco sta cercando di dare una risposta a tutte le contestazioni, alle critiche che sono state fatte nel passato e anche oggi, trovando in questo una forte opposizione anche all'interno delle strutture, e quindi questa realtà porta un po' la gente ad allontanarsi
dalla Chiesa, quindi anche dai riti che appartengono alla Chiesa. Una cosa diversa è poi invece il proprio rapporto personale con Dio, che comunque resta per una buona percentuale dell'italiano, ma comunque non nasconde che c'è questo progressivo distacco da parte degli italiani dalla vita della Chiesa. E chiaramente la risposta a questa problematica tocca ai cristiani che si ritengono motivati, che hanno una fede adulta, matura, che sanno anche, come dire, dialogare con Dio nel senso di lasciarsi interpellare da Dio e dalle esigenze del Vangelo. Un po' meno tocca forse, o interpella quelli che sono più attratti dalla religiosità popolare, che gente che va cercando la consolazione in questi riti, va cercando le grazie, eccetera, a cui non sempre però corrisponde uno stile di vita cristiano. E c'è un altro elemento presente nella realtà italiana, che la presenza delle diverse religioni spinge una parte di questi italiani a riaffermare la propria identità religiosa, senza che questo comporti una vita intensa, evangelico o altro, ma è più un discorso di tipo culturale che altro. Per esempio, abbiamo assistito a tante manifestazioni, senza voler giudicare la coscienza, Salvini per esempio che si è presentato con un presepe in mano, ultimamente ho visto in televisione, si fa vedere con i quadri della Madonna alle spalle, eccetera, cioè è, come dire, una reazione a questa presenza multireligiosa, ma non è, a cui poi non corrisponde questa presentazione della propria fede, ma non corrisponde poi una coerenza esatta con i valori del Vangelo. E qui c'è anche questo tipo di, che sembra di professione di fede, ma che altro è una difesa di una identità culturale nazionale più che di fede religiosa. E ci sono quelli poi che, provocate dalle altre religioni, reagiscono appunto in questa maniera, ma più una reazione che una professione di fede. C'è dunque questo grande movimento oggi all'interno della realtà italiana, della realtà religiosa italiana. Cosa significa questo? Che ci sono delle domande, delle provocazioni che il mondo di oggi fa ai credenti, perché siano, esprimano in profondità, in serietà, in verità, la loro adesione a Dio, a Cristo, che è il Figlio di Dio, e al suo Vangelo. E quindi non è tanto il parlare della religione, non è tanto fare religiosità popolare che può toccare le persone, diciamo così, meno acculturate. Difatti i ceti alti dal punto di vista culturale, cioè, non è che vanno appresso alla religiosità popolare. Non è questa la risposta da offrire, ma è la risposta da offrire una fede matura, autentica, coerente con i valori del Vangelo, quindi anche a rischio di rimetterci qualche cosa della propria sicurezza, della propria posizione sociale, eccetera, per essere fedeli fino in fondo al Vangelo. E questa capacità di fedeltà al Vangelo deve essere caratterizzata dall'osservanza di questo passo del Vangelo, che chi perde la vita a causa di Cristo avrà il centuplo qua giù e l'eternità. E perdere la propria vita a causa di Cristo significa saper dire no al compromesso, al clientelismo, a tante altre cose, all'aspirazione di carriera attraverso le spinate, eccetera. Ma significa avere il coraggio di essere autentici, coerenti, fino in fondo, anche se c'è da rimetterci qualcosa dal punto di vista umano. E allora è una scommessa che la Chiesa italiana nel suo insieme che vada a giocare. Quando parlo di Chiesa io intendo i battezzati, i cristiani, non la gerarchia o il clero, io intendo tutti i cristiani, tutti sono provocati
da questa realtà in movimento che c'è oggi in Italia. E per me ognuno deve farsi la domanda e chiedersi quanto il suo modo di pensare, di agire è secondo il Vangelo e quando invece è secondo la mentalità corrente. Perché poi c'è anche questa doppia vita, in molti cristiani vanno nelle chiese a fare le preghiere, ma poi fuori si comportano come o peggio degli altri. Allora bisogna fare un buon esame di coscienza, e io credo che la massa dei cristiani ha bisogno di convertirsi di nuovo al Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno tutti di convertirci giorno per giorno al Vangelo di Gesù Cristo per essere credibili quando apriamo bocca, per essere credibili nel nostro stile di vita e per dare la testimonianza, ancora una volta, credibile a quello in cui noi crediamo, cioè del Cristo Figlio di Dio che ci ha parlato di Dio come del Padre misericordioso che ci vuole riempire della sua carità, del suo amore e renderci persone capaci di amare Dio e il prossimo come noi stessi. Grazie Don Francesco, da Radio Nof è tutto, a risentirci alla prossima settimana.